possiamo utilizzare, che Google mette a disposizione a titolo tutto gratuito dell'ambiente AdWords. Una volta creata la campagna, poi non resta che andare a monitorarla, e questo poi lo vedremo nella parte successiva, appena dopo gli altri due strumenti. Quindi se non ci sono domande su AdWords, prego. Chiaro che dovete avere un account Google AdWords e averci attaccato una carta di credito, perché qui si sta parlando di annunci a pagamento, pay per click, no? Cioè, grazie a AdWords Google è diventata la prima agenzia di advertising al mondo, quindi internet è tutt'altro che free, no? Ecco. Ok, sì, no, appunto era, diciamo che l'avevo dato per scontato all'inizio, però effettivamente per sottolinearlo, il fatto che comunque è un servizio a pagamento, questo, quindi già il fatto, però sì, a pagamento sì, ma ognuno può decidere e scegliere quanto, quindi è. Possiamo vedere un annuncio pubblicato così ci si rende conto? Nel frattempo vi faccio una domanda. Vista l'ossessione che abbiamo sempre a creare posizionamento, flussi sui nostri siti, eccetera, 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 secondo voi l'impostazione dell'annuncio deve essere incentivante o disincentivante? Bene, questa è già una bella risposta. Incentivante al click, cioè deve essere invitante a cliccare o no? Bravo, esattamente. Deve essere incentivante solo per chi effettivamente potrà prenotare. Quindi non è come la filosofia con cui dobbiamo scrivere l'annuncio qui, non deve essere particolarmente incentivante per tutti, perché altrimenti io mi brucio diversi soldini.